Siamo lodati Gesù e Maria. Come tutti sappiamo, fratelli e sorelle carissimi, la Chiesa celebra oggi la memoria liturgica dei Santi Cosma e Damiano. Sappiamo anche che al termine di questa Santa Messa faremo una processione in onore di questi santi che sono molto popolari qui dalle nostre parti e anche in vari luoghi della provincia di Latina. Sapete che c'è anche un comune intitolato ai Santi Cosma e Damiano, quindi in questo territorio sono abbastanza famosi. Io non so quanti di voi conosce bene la storia molto bella, molto edificante e avvincente di questi fratelli gemelli medici che la Chiesa propone appunto come nostra edificazione e che tra l'altro menziona, lo sentiremo nella preghiera eucaristica della Chiesa Latina più antica, che è il canone romano, li nomina insieme agli altri santi esplicitamente. Sono pochi quelli che hanno l'onore di essere nominati per esteso nel canone romano, quindi per capire quanto appunto di questi santi fosse vivo fin dalla Chiesa molto molto antica. Vediamo brevemente la loro storia, non so quanto la conosciate, insomma, quindi se la conoscete, mia madre diceva ripetita iuvant, se non la conosciamo bene, ecco, è bene conoscerla perché è molto edificante. Erano fratelli abili, loro erano gemelli, ma come vedremo avevano altri fratelli più piccoli di loro e nacquero in Oriente, in Egea. Sappiamo che svolgevano una professione di medici e vissero ai tempi degli imperatori Massimiano e Diocleziano. Dicevo ieri, Diocleziano, che è stato il predecessore di Costantino, ha regnato all'inizio del IV secolo fino all'anno prima che regnasse Costantino, 311, è stato il più feroce persecutore dei cristiani di tutta la storia dell'impero romano. Ne ha fatti fuori più lui che tutti gli altri imperatori messi insieme. Vedremo anche i tormenti che hanno passato Cosma e Damiano prima di raggiungere la morte. Erano dei medici un po' particolari. Venivano chiamati, questa è la parola greca, anargiri. Dal greco anargiroi, sapete cosa significa letteralmente? Nemici del denaro. Erano nemici del denaro e svolgevano l'attività medica gratis, senza farsi pagare da nessuno. Noi abbiamo un grande medico nel secolo scorso, non so chi di voi lo conosce, San Giuseppe Moscati. San Giuseppe Moscati non si faceva pagare dai poveracci, ed è già grande merito. Santi Cosma e Damiano non si facevano pagare da nessuno. Chi di voi non vorrebbe avere medici così oggi in giro o a disposizione? Ma il motivo per cui facevano questo, e qui è grande dedicazione anche per noi, era perché avevano sentito il Vangelo. Cosa dice Gesù nel Vangelo di Matteo? Una cosa molto bella: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Cioè, per noi figli di Dio, dare è una gioia per quello che abbiamo ricevuto da Gesù: la redenzione, il perdono dei peccati, il battesimo, il dono della Chiesa, la messa, l'Eucaristia, la comunione, il dono della Madonna, il rosario, la comunità dei fratelli. Ma sono noi talmente tanto grati che del resto non ce ne importa niente. Quindi questo è un primo punto di riflessione per noi. Sapete che i Santi Cosma e Damiano, oltre a tutti gli altri meriti che hanno, sono anche considerati come i fondatori del volontariato. La gioia di poter fare qualcosa gratis. Non ci stanno soldi. Che bello, eh? Sarebbe molto bello se imparassero a fare gratis e con gioia, senza farlo pesare. E questi facevano i medici. Pensate che il Signore, per benedire questa loro offerta, lì, come dire, insignia anche di un dono, cioè che dove non arrivavano la scienza medica a guarire i malati, sapete che facevano? Facevano miracoli, perché Gesù ha detto: sanate i lebbrosi, cacciate i demoni, guarite gli infermi. Quindi quando non ci arrivavano, ripeto, con l'arte medica, in virtù del nome di Gesù hanno operato diverse guarigioni miracolose. Attenzione, questo valeva per tutti, ricchi e poveri, senza nessuna differenza. Uno dei loro più celebri miracoli, pensate, attenzione,
tradizione, narrato dalla tradizione, ci sono molte tradizioni su questi santi. Pensate che si presentò un paziente che c'era una gamba ulcerata. Sapete cosa hanno fatto? Miracolosamente, ovviamente, hanno sostituito quella gamba ulcerata con quella di un etiope morto da poco. Altro che i trapianti che fanno adesso, sono fatti molto prima. Il nostro Signore è capace a fare i trapianti pure senza che nasce Barnard e colleghi. Ne sentiremo diversi, capite? Sono cose grosse quelle che hanno visto protagonisti questi due grandi santi. E allora, sentite un'altra. Che cosa è successo un giorno? Che una volta, nelle mani di Damiano, di uno dei due, una donna che fu miracolosamente guarita, una contadina, sappiamo il nome, Palladia, pensate un po', volle per forza dare nelle mani di Damiano come ricompensa 3 uova. Miracolosamente guarita, 3 uova. E siccome questi avevano fatto un modo di non prendere mai niente da nessuno e desideravano tanto essere sepolti l'uno vicino all'altro, Damiano disse: ah, per questa mia debolezza io voglio che quando saremo morti ci seppelliscano separatamente l'uno dall'altro. Pensate un po', per 3 uova, poi sentiremo bene la storia. Quindi questo è il contesto di tutto quello che riguarda. Adesso andiamo al martirio. C'era un prefetto di nome Lisia, che sapete, Diocleziano instaurò una persecuzione violentissima a tappeto. Ricordo, guardate, se uno si legge tutti gli atti che ha fatto questo poveraccio, insomma, non credo che stia in paradiso Diocleziano, detto come voi. Guardate, una mattanza, una carneficina mai vista, impressionante. Ah, questo prefetto Lisia, avendo saputo che erano cristiani, se li fece condurre e li interrogò sul loro modo di vivere la fede. E poiché essi si dichiaravano coraggiosamente cristiani, senza nessuna paura, non solo, facevano la predica a Lisia, gli dicevano: guarda Lisia, che se tu non ti converti, non c'è la fede, tu, la tua anima salva, non ce l'avrai, te ne vai all'inferno. Capito? Questo per farci capire un pochettino come ragionano i santi. Allora Lisia dice: sì, vado all'inferno, no, adesso lo faccio vedere io. Voi mettete davanti alle statuette degli dei romani, li venerate e gli offrite un po' di incenso, altrimenti vi faccio vedere io che fine che fate. E chiaramente loro rifiutarono, benché minacciati di morte crudelissima. Ora pensate che i santi Cosme e Damiano, adesso arriviamo alla parte un pochino più dolorosa, per tutti i tormenti che vissero, sono passati alla storia come coloro che furono 5 volte martiri, perché sentite adesso la sequenza dei tormenti che hanno ricevuto, no? Uno appresso all'altro. Allora, la prima cosa che hanno fatto, li hanno lapidati, hanno lanciato le pietre addosso. Solo che miracolosamente, sapete che è successo con queste pietre? Che non li hanno feriti e gli hanno rimbalzato addosso ai soldati, cioè gli scagliavano le pietre addosso. E i loro corpi erano diventati tipo questi football che anziché ricevere le pietre, li respingevano e questi venivano i soldati anziché loro. Allora hanno cambiato sistema, li hanno presi e li hanno massacrati a forza di fustigazioni, senza che i loro corpi ne subissero grosso commento. Allora li hanno crocifissi e mentre erano infissi li hanno bersagliati con le frecce, ma questi non morivano. Allora si sono bestialiti, gli hanno detto: bene, adesso facciamo una bella cosa, li prendiamo un bel macigno, li leghiamo addosso a questo macigno e li gettiamo in mare. Li hanno presi attraverso questo macigno e li hanno gettati in mare, soltanto che i legacci del macigno si sono rotti e questi sono riemersi a galla. Voi capite? Non sapevano più che fare, ne facciamo un altro ancora, li incateniamo e li mettiamo dentro una fornace ardente. Li mettono dentro una fornace ardente e ne escono illesi. Alla fine non sapevano più che fare, sapete che i romani dicevano sempre l'ultima razio, e hanno detto: bene, allora adesso gli tagliamo la testa, vediamo se qualcuno gliela riavvicina. E con la decapitazione hanno raggiunto il martirio. Quindi questa è stata la loro storia, abbastanza forte. Poi
subito dopo loro vennero decapitati anche i loro fratelli più giovani, sappiamo i nomi, Antimo, Leozio e Leopretrio. Il tutto avvenne nella città di Pirro, vicino, scusate, nei pressi di Antiochia, stiamo in Medio Oriente. Ora, chiaramente c'erano delle persone che avevano assistito al martirio e, finito questo macabro spettacolo, prelevarono i corpi per portarli alla sepoltura. E qualcuno si ricordò della volontà di Damiano, dice, questo aveva detto pure che doveva essere seppellito lontano dal fratello, dobbiamo rispettare la sua volontà. Io vedo un altro miracolo, questo è un dato che viene da una leggenda, al vostro cuore crederci o meno. La leggenda dice che un cammello, prese voce, si mise a parlare con la voce come quella mia di adesso e disse, guardate che Damiano ha accettato la ricompensa di quelle delle uova non per avidità di guadagno, ma per non mortificare quella povera donna con un rifiuto. Quindi lo ha fatto per carità, ha accettato per amore di quella donna, non per prendere un compenso. Quindi non era venuto uno a altro. E i presenti, impressionati da questo del tutto singolare miracolo, li hanno seppelliti insieme. Da pochissimo tempo dopo cominciarono a partire le reliquie, mandare tutto quanto l'impero, e l'imperatore Giustiniano addirittura dedicò ai santi una basilica a Costantinopoli, immensa, che divenne meta di numerosi pellegrinaggi, e a Roma Papa Felice IV, contemporaneo di Giustiniano, edificò sul sito dell'antico tempio di Romolo, nel Foro, e della biblioteca Pacis, al Foro Traiano, una basilica loro dedicata, c'è ancora a Roma, e ne promosse il culto, perché voi sapete che c'erano alcuni medici pagani, che erano Gastro e Polluce, il tempio del Gastro e Polluce, quindi antepose, diciamo così, come eroi cristiani, Cosmo e Damiano, a questi idoli pagani che erano Castro e Polluce. Il culto dei santi Cosmo e Damiano è diffuso tutta la Chiesa Latina, nelle nostre parti particolarmente vivo. Sapete che c'è una città in provincia di Bari, non so se lo sapete, che è Bitonto, dove i santi Cosmo e Damiano hanno avuto molto sentito, nel senso che non solo c'è la solennità di oggi, del 26 settembre, preceduta da grandi feste liturgiche nei giorni precedenti, ma la seconda è celebrata nella terza domenica di ottobre, dove ci sono anche tantissime feste popolari, tradizioni vinicole, insomma, legate appunto di questi due grandi santi. Beh, traiamo l'esempio ovviamente da questi martiri. Uno, la gratuità, quindi l'importanza del donarsi, dello spendersi e del distacco dai soldi. Noi viviamo in un mondo che non si fa niente se non per soldi. Dobbiamo essere tutti molto attenti ad esaminare il nostro cuore, perché pare che l'avarizia è un vizio che molti possiedono, spero non i presenti, ma che ben pochi sono coscienti di avere e confessano. A noi dei soldi non ce ne importa niente, d'accordo? Cioè, carità. I soldi servono per vivere e se il Signore ce li manda lo usiamo, ma non si vive i soldi e non si vive in funzione dei... Ecco, è una cosa molto molto brutta anche. L'importanza del volontariato è darsi, di offrirsi gratuitamente, il coraggio di rendere testimonianza, come si sono trovati dinanzi al prefetto, non hanno certamente rinnegato la fede, ma l'hanno professata e hanno anche detto la verità in maniera abbastanza forte, mettendosi da solo in un mare di guai. Sono stati aiutati dal Signore, ma hanno anche dimostrato una grandissima forza e costanza nei tormenti dei martiri. Bene, chiediamo al Signore che ci doni la grazia di prendere esempio da questi grandi santi. Preghiamo, loro sono patroni dei medici e dei farmacisti. D'accordo? Preghiamo per questi fratelli che sono incaricati di prendersi cura delle malattie del nostro corpo, che non sono le più gravi. Le cose più gravi sono le malattie della nostra anima, quindi ricordando questi grandi medici, voi sapete che concludo, c'era un mio caro amico che mi diceva che un tempo c'erano tre persone che erano considerate molto, diciamo, all'interno del popolo italiano, insomma, dovunque andavano. Il primo era il medico perché ti cura il corpo, il secondo era il parroco perché ti cura l'anima e il terzo era il magistrato.
perché il magistrato ha un potere talmente grande che può rovinare o salvare una persona, e quindi queste tre persone erano ammantate un po' da un'aura sacrale, da un grande rispetto, e accompagnate anche dalla preghiera dei fedeli. San Giuseppe Moscati stava sempre con l'osario in mano quando andava a visitare o operare, perché sapeva, siccome le malattie vengono dal peccato e c'è stata la zampa del demonio, per debellarle non basta la scienza medica, c'è solo l'aiuto del Signore. Ancora di più vale questo per la funzione di un sacerdote, perché il sacerdote combatte contro il diavolo ogni giorno, non perché fa l'esorcista, ma perché ha a che fare con le anime su cui ci mette le grinfie in maniera nascosta al demonio, che deve aiutare la persona a prenderne coscienza e a liberarsene. Il magistrato la stessa cosa, perché capire se qualcuno si inventa qualcosa di brutto o di falso deve completamente rovinare la vita, e per cui deve avere una grande capacità di discernimento, di pacatezza, svolgere con molta umiltà questa funzione, altrimenti rovina la gente. Quindi prendiamo coscienza di queste cose, ringraziamo il Signore per questi doni, preghiamo per i nostri parroci, per i nostri medici, preghiamo anche per i magistrati, non solo italiani, che siano sempre aiutati dal Signore e svolgere la propria missione in maniera degna dell'altezza delle loro funzioni. E preghiamo Maria Santissima, tutte queste categorie di persone che svolgono funzioni così delicate e tanto care al suo cuore, siano sempre assistite dal suo materno aiuto. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.